Scusa se prima sono stato un po' brusco, è che non sono un tipo molto socievole, ecco. Non preoccuparti, non lo sono neanch'io. Perché? Non so, forse perché non mi piace la gente che frequento. E tu? Perché non mi piace la gente e basta. Che ci fai in quella casa enorme? Io lavoro i pavimenti, riporto in vita il legno. Ah, fai il parchettista? No, io riporto in vita il legno. Sono una donna pratica, i giri di parole mi annoiano. Allora mi sa che sei una che si annoia facilmente. Forse, ma non in questo momento. Lei gli sta dicendo che non può più vivere su quella chiatta. Che la vita che lui le aveva promesso era diversa. Lui è disperatamente innamorato, ma non ne può più delle recriminazioni di lei. Le aveva giurato che gli sarebbe bastato stargli vicino per essere felice. Sì, ma non mi porti mai al cinema. E poi questo posto è umido e mi fa scricchiolare tutte le ossa. Prima scricchiolavano le molle del nostro letto. Adesso vuoi andare al cinema. Io voglio una vita migliore. E poi tu ogni notte allunghi le mani pensando che basti quello per essere felice. L'amore basta per essere felice. Non sei una donna pratica.